Covid e bambini, pediatri solo forma lieve per i più piccoli. Scuola in zona rossa, in DAD anche i figli di lavoratori essenziali. A NAO tuteliamo prima i medici. Distretto delle scienze della vita, demossi, la zona ideale è Isola d'Arbia. Per lo sport il volley, Emma Villas, Corsara a Taranto, finisce 1-3 per la squadra di Spanakis. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Il Covid in questo momento colpisce anche i bambini molto piccoli, ma per loro si tratta di una semplice influenza. A rassicurare le famiglie è il segretario dei pediatri di Libera Scelta, Francesco De Feo, secondo il quale le scuole devono comunque restare chiuse e anche gli asili. Sentiamo. Il Covid-19 colpisce anche i bambini molto piccoli. Prova ne sono i contagi rilevati anche negli asili, ma su di loro il virus ha un effetto assai lieve. Posso decisamente tranquillizzare genitori, nonni, per quel che riguarda la salute dei bambini. L'epidemiologia di questa pandemia ha cambiato decisamente passo. Adesso sono colpiti i bambini, i ragazzi, e quindi si accendono dei focolai in quelle che sono le comunità scolastiche. È chiaro che dietro ad un bambino ci sono genitori, fratellini, nonni, zii, e quindi questo porta sicuramente a delle difficoltà anche di tracciamento e ad amplificare quelli che sono i numeri del contagio. Però il messaggio rassicurante che voglio dare in quella che è la mia esperienza attuale è che non abbiamo nessun caso grave, almeno nella mia esperienza, non c'è nessun caso di gravità da parte dei bambini, anche dei ragazzi più grandi. Riescono a superare questa infezione, questo contagio, decisamente in maniera ottimale. Quali sono i consigli per chi ha bambini? Come gestirli e come riuscire a proteggerli e proteggere soprattutto i nonni? Al minimo sintomo, stiamo ricercando il coronavirus per un tracciamento di fronte ai sintomi più vaghi. Qualunque sintomo può richiamare l'attenzione del medico, conoscendo soprattutto il proprio paziente: la tosse, la rinite, la febbre, i dolori muscolari, la cefalea, il vomito, la nausea, la diarrea, il dolore addominale. Tutto deve indurci a richiedere un tracciamento e quindi un tampone. Secondo lei è giusto che le scuole in questo momento abbiano sospeso la didattica in presenza, anche gli asili? È l'unico elemento al momento per cui io sono decisamente favorevole a questo. Niente più didattica in presenza garantita anche a scuola chiusa per i figli dei lavoratori cosiddetti essenziali. L'ultimo DPCM, quello del 2 marzo, fa un passo indietro rispetto ai precedenti e al piano scuola firmato dall'ex ministra Azzolina a giugno scorso. Questo ha suscitato il malessere di alcune categorie di lavoratori, come i medici, ma ha aperto anche una riflessione. Sentiamo i servizi di Teresa Scarcella. Il piano scuole 2020-2021 del 26 giugno scorso prevedeva, in caso di nuova sospensione dell'attività didattica, la possibilità dell'istituto di garantire la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e degli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori ritenuti indispensabili. Stessa cosa riportava la nota del Ministero dell'Istruzione del 3 novembre scorso, ma esattamente cosa si intendeva per lavori essenziali? È mancato poi un dispositivo normativo che avrebbe dovuto disciplinare questa cosa con chiarezza, definendo quali erano le categorie che potevano davvero rientrare, oltre agli operatori sanitari che ovviamente dovevano avere la precedenza, però il termine lavoratori impegnati in servizi pubblici essenziali include tantissime professioni. Senza nessuna indicazione precisa, la logica voleva che per lavori essenziali si intendesse tutte quelle attività aperte in zona rossa. Non solo ospedali quindi, ma anche forze dell'ordine, supermercati, scuole stesse, farmacie e molto altro, per evitare che si venissero a creare fisiologiche differenziazioni che poco si addicono ad un servizio come la scuola. C'è il paradosso degli insegnanti stessi che si trovano costretti a andare in presenza
a lavorare con questi piccoli gruppi, lasciando a casa i loro figli. Quindi in questo momento obiettivamente siamo in un loop un po' complicato. Il DPCM del 2 marzo, se da una parte ribadisce la didattica in presenza per gli studenti disabili e con bisogni educativi speciali, dall'altra non fa menzione dei figli dei lavoratori indispensabili. Un passo indietro che, secondo il preside Frati, è dovuto proprio alla vastità di lavori che rientrano tra quelli considerati essenziali. Molto probabilmente perché andando a chiudere anche le scuole primarie, le scuole dell'infanzia, la domanda da parte delle famiglie per ricorrere a questo tipo di mantenimento in presenza dei figli è aumentata sensibilmente, e i lavoratori impegnati in servizi pubblici essenziali di fatto, ci siamo accorti, sono un po' troppi, sono obiettivamente così tanti che poi si rischiava di vanificare il restringimento della platea scolastica, era quello che si doveva ottenere. Ma per Flavio Civitelli, segretario regionale di ANAO, sindacato medico italiano, la confusione, seppur legittima, dovrebbe essere superata da un dato di fatto: la salute prima di tutto, a maggior ragione se di medici e operatori sanitari ce ne sono sempre meno. Un vecchio detto ci dice che quando c'è la salute abbiamo il più, no? In epoca Covid, in cui una pandemia ci sta mettendo in ginocchio, forse la salute dovrebbe essere sicuramente ai primissimi posti. Siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri, laddove il suo lavoro è un interesse non suo ma della comunità. E cioè, io sono contentissimo di avere i vigili urbani in strada, però se non ci sono ce la faccio a sopravvivere. I medici, le politiche dissennate della nostra dei nostri governi precedenti li hanno azzerati. Noi abbiamo questa aggravante rispetto a tutto il resto: noi non siamo in cerca di privilegi, noi siamo una delle categorie e non hanno riposi, lavorano per due, noi facciamo turni che vanno ben oltre l'orario stabilito dalla legge. Questa categoria veramente ha dimostrato che, nonostante tutte le botte che ha avuto, ha mantenuto altissimo il senso del dovere e l'attaccamento al lavoro. Però insomma, qualcosina indietro di attenzione forse se lo meritano anche i medici. La questione in realtà sottolinea una problematica vecchia di anni, ovvero la mancanza di un welfare aziendale a tutela della genitorialità, che la pandemia ancora una volta acuisce. Ma nell'anno della pandemia, così come accade anche per i vaccini, ogni categoria cerca di tirare acqua al proprio mulino, rivendicando diritti e attenzioni maggiori. Il rischio, che in alcuni ambiti è già diventato certezza, è sempre lo stesso: solchi sempre più profondi e forbice delle disuguaglianze sempre più ampia. Ne usciremo migliori, si diceva un anno fa, un auspicio che convince sempre meno. Hanno messo a punto il kit per testare l'efficacia degli anticorpi monoclonali e sono stati i primi a mettere sul mercato kit per testare il livello anticorpale anti-Covid. Stiamo parlando di un'azienda seniese, la DS, che vende all'estero i suoi kit, ma in Italia si vaccina anche chi il Covid lo ha già avuto. Perché? Ce ne parla Viola Carignani. Una campagna vaccinale contro il Covid che non tiene conto né della risposta immunitaria sviluppata a posteriori, né della durata della copertura vaccinale, né di chi ha già contratto il virus e ha sviluppato quindi gli anticorpi. A dirlo è l'amministratore delegato di DS, presidente della neonata Confindustria Dispositivi Medici, la federazione che rappresenta le imprese del medical device. L'azienda senese è stata la prima a creare i kit per la misurazione degli anticorpi, di fondamentale importanza per capire anche l'efficacia dei vaccini. Oggi DS ha messo a punto un kit a disposizione di TLS per misurare la risposta immunitaria degli anticorpi monoclonali. Ma le linee governative non prevedono affatto l'uso del kit, che ha un costo di pochi euro, ma quello di una vaccinazione a tappeto anche a chi ha contratto il virus. Di fatto noi abbiamo scelto una campagna vaccinale diffusa, adesso senza entrare nell'analisi, quando invece in realtà avremmo dovuto usare test di questo tipo per vedere se le persone si sono già o meno immunizzate. Ricordiamoci che c'è un certo quantitativo di individui che si è ammalato e quindi mantiene una risposta immunitaria positiva e quindi non ha bisogno del vaccino. Ci sono una serie di persone che sono ammalate in maniera asintomatica e anche loro non hanno necessità di essere vaccinate se hanno una risposta immunitaria protettiva, che questo kit è in grado di identificare. E poi ci sono tutta una serie di altre persone che invece hanno fatto il vaccino e che potrebbero non sviluppare una risposta
risposta immunitaria coprente. Quindi in realtà un kit di questo tipo ha una valenza estremamente ampia. Il passaporto immunitario senza sapere la risposta anticorpale è perfettamente inutile. In questi giorni si parla molto di questa patente di vaccinazione, che per me è un errore poco concettuale. Bisognerebbe parlare di una patente di immunità, e la patente di immunità la si fa e la si verifica con kit come questi, non con l'avvenuta vaccinazione. L'avvenuta vaccinazione è un prerequisito se uno non si è ammalato prima. Perché il governo centrale, quello toscano, non hanno inserito nelle linee guida un test anticorpale? Ad oggi nel piano vaccinale non è previsto l'utilizzo di questi tipi di kit. Sta valutando attentamente ogni proposta il sindaco di Siena Luigi De Mossi, per poi muoversi verso la regione toscana e chiedere la costituzione di un vero e proprio distretto senese delle scienze della vita. Sentiamo cosa ha detto oggi a tal proposito durante la conferenza stampa. Isola d'Arbia, per esempio, potrebbe essere un punto strategico per dare il là al famoso distretto industriale delle scienze della vita. Tutti ne parlano, ma nessuno si prende la briga di crearlo a livello normativo. Su Siena il dilemma è rappresentato dall'impatto che un centro industriale potrebbe avere a livello ecologico, ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi. Ci sono già delle aree industriali che non sono coperte in maniera completa, penso all'Isola d'Arbia. Per esempio, vorrei dare un'accelerata all'industrializzazione di queste zone, senza perdere quel carattere e quel connotato di una città ecologicamente all'avanguardia. Ho diverse sollecitazioni per quanto riguarda le zone di creare un distretto industriale. Voglio, siccome non voglio creare differenze, e allo stesso tempo non voglio nemmeno creare false illusioni, una volta che io avrò censito tutti gli operatori, sia attuali sia futuri, che abbiano un'intenzione seria o anche degli appuntamenti a questo riguardo, per venire a lavorare su Siena in un distretto delle scienze della vita, a quel punto, con un'idea ben precisa di massima di chi, dove, quando e come vogliono intervenire sul nostro territorio, io ne parlerò per l'appunto con Gianni, con cui ci sentiamo molto spesso, proprio per capire se vi è la disponibilità della Regione a utilizzare questo strumento anche normativo per consentire la costituzione di questo distretto. 8 positivi più 10 positivi a bassa carica, questo è il dato parziale dello screening di massa a Castelnuovo Berardenga. Oggi è stato l'ultimo giorno di territori sicuri e allora abbiamo voluto fare il punto con il sindaco Fabrizio Nepi. È andata bene, Castelnuovo è un territorio molto, molto grande e difatti la regione ci ha concesso di fare 2 postazioni, di solito è solo una la postazione identificata per ogni comune. Abbiamo fatto 3.400 prenotazioni e rispetto anche ad altri comuni che hanno fatto lo screening prima di noi, ho confrontato anche le medie degli altri comuni, direi che è andata molto bene, siamo intorno al 40%. Ma la preoccupazione più grande sicuramente va alle persone che hanno problemi di salute, perché chiaramente il Covid investe una grandissima quantità di soggetti, la media per negativizzarsi dal Covid è 21-25 giorni, quindi anche per rimanere nella propria abitazione quasi 30 giorni senza sintomi di per sé è un calvario, e per questo cerchiamo di stare vicini ai nostri cittadini cercando di fargli sentire la nostra maggiore vicinanza. Detto questo, è chiaro che la preoccupazione più grande va alle persone che sono ricoverate agli ospedali della provincia di Siena, agli ospedali dell'ASL sud-est, dell'area ASL sud-est, perché sono le persone che soffrono, sono situazioni assolutamente complesse, quindi il mio pensiero prima di tutto va a loro. E adesso torniamo sulla vicenda dei bambini positivi alla scuola materna San Giuseppe di Colle Valdelsa, dove il numero totale dei casi in città è salito a 114. Sentiamo.
Sale a 15 il numero dei bambini positivi alla variante inglese del Covid-19 alla scuola materna San Giuseppe di Colle di Valdelsa, quando nella giornata di ieri è stato riscontrato un focolaio, un incremento di 2 positivi rispetto ai 13 resi noti dal comune che in via precauzionale aveva disposto la chiusura della scuola. Al momento non risultano casi di positività al coronavirus fuori dalla classe in cui si è generato il focolaio, per una conseguente attività di screening che ha coinvolto dalle 40 alle 50 persone. La situazione è critica, faceva sapere ieri l'amministrazione comunale, sia per la presenza della variante che per la portata del contagio. Considerata l'attuale fase, si chiede ai genitori uno sforzo ulteriore e la massima prudenza nel verificare nei figli i sintomi caratteristici del Covid prima di mandarli a scuola. Il sindaco Alessandro Donati non aveva escluso ulteriori provvedimenti restrittivi per l'accesso alle scuole del territorio comunale, che sarebbero stati valutati nel breve periodo. Sarà chiesto, diceva Donati, l'intervento del Comitato Emergenza Prevenzione Scolastica, costituito di recente dalla Giunta regionale. Nel complesso, la situazione legata al contagio a Colle di Valdelsa vede in tutto 116 casi accertati di positività al coronavirus. Questo mentre il report della ASL sui nuovi casi giornalieri parla di 11 nuovi positivi a Colle di Valdelsa, 8 a Poggemonsi, 6 a San Gimignano ed 1 a Casole d'Elsa. Cambiamo argomento, dati incoraggianti per la vernaccia di San Gimignano che a inizio 2021 ha visto un più 20% di imbottigliamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ce ne parla Filippo Tecce. La vernaccia di San Gimignano dimostra la sua unicità nei momenti difficili come quello attuale a causa della pandemia da Covid-19. Nei primi 2 mesi del 2021, infatti, i dati dell'imbottigliamento superano di oltre il 20% quelli dello stesso periodo del 2020, con ben 1.034.507 contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio, risultato ancora più positivo ed incoraggiante se si considera che quello fu l'unico bimestre dello scorso anno a non essere toccato dalla pandemia. La vernaccia di San Gimignano, spiega il consorzio di tutela, non è nuova a questo tipo di performance. Questo perché, rende noto il consorzio, la volontà di resistere di questo vino unico per mille diversi motivi, dalla sua versatilità negli abbinamenti al fatto di andare contro a tutti gli stereotipi che accompagnano i vini bianchi, si rivela negli 800 anni di storia. Nei fasti del periodo medievale e rinascimentale, spiega il consorzio, a cui è seguito un lento declino fino alla quasi sparizione degli inizi del XX secolo. Oggi la vernaccia di San Gimignano è una delle poche denominazioni italiane declinate al femminile, motivo per cui la campagna di valorizzazione le ha dato un volto di donna in abiti regali, facendone la regina bianca in una terra di re rossi. Questo è il titolo dell'iniziativa. Gli abiti scelti sono della stilista senese Asia Neri, da molti considerata un talento emergente, anche se lei ama definirsi un'artigiana del tessile. Potenziamento della rete internet per le scuole di Poggibonsi. Attraverso un bando regionale, l'amministrazione comunale ha disposto la banda larga per l'istituto Calamandrei. Banda larga alla scuola Calamandrei e 25 access point wifi in 5 plessi del territorio. Si implementano strumenti ed infrastrutture informatiche nelle scuole di Poggibonsi grazie alla partecipazione del comune ad un apposito bando regionale finalizzato a favorire la connettività veloce ad internet in banda ultralarga negli istituti scolastici pubblici primari e secondari. Una opportunità che abbiamo voluto cogliere, dice l'assessore alle politiche educative Susanna Salvadori, e che si inserisce in un percorso portato avanti negli anni per accompagnare e sostenere un progressivo adeguamento delle nostre scuole alle necessarie infrastrutture di rete. La partecipazione al bando regionale ha avuto esito positivo e con il contributo ricevuto di 2.000 euro il Comune procederà con l'intervento di potenziamento della connessione a banda larga della scuola in via Suali, con lavori che saranno realizzati e completati nelle prossime settimane. Il bando prevedeva inoltre la possibilità di potenziamento della connettività wireless interna agli edifici scolastici pubblici tramite connessione in accomodato d'uso gratuito di access point wifi. La richiesta è stata presentata e complessivamente saranno 25 gli access point che arriveranno alle scuole, 5 al plesso per Calamandrei, Vittorio Veneto, Pieraccini e 5 al plesso anche per le scuole secondarie di primo grado Marmocchi e Leonardo da Vinci. Per le scuole, chiude Salvadori, è sempre più indispensabile avere a disposizione una rete veloce ed efficiente ed una adeguata copertura.
Sono state ritrovate nei magazzini del Museo Civico di Montepulciano delle importanti tele che vanno a completare un'opera trecentesca, una crocefissione del senese Luca di Tommè. Sentiamo. Nei magazzini del Museo Civico di Montepulciano, provincia di Siena, sono state rinvenute due piccole tele che si sono rivelate essere gli inserti che rendevano rettangolare una preziosa tavola trecentesca, una crocefissione del senese Luca di Tommè. È importante perché ci riparla dell'uso della tavola di Luca di Tommè, pittore di grande qualità della seconda metà del Trecento, e cioè di rendere rettangolare la tavola per scopo processionale. La tavola era usata come paliotto, un labaro anzi, meglio ancora, proprio da portare in processione, e quindi i due inserti, chiaramente che non sono stati realizzati in epoca successiva, così a una visione sembrerebbero opere del Seicento senese, erano state realizzate appunto per portarla a una forma rettangolare, per diventare un labaro da portare in processione. Le due figure sono Santa Chiara e San Francesco, quindi che dialogavano con l'immagine principale che era la crocifissione. Tanti possono essere gli spunti, dal semplice ritrovamento all'approfondimento sulla tavola. Intanto il direttore del museo, Roberto Longi, sta valutando la possibilità di restaurare le due tele per tornare ad esporle a corredo dell'opera principale. La beneficenza non si ferma. L'associazione valdorciana Hop Hop Camminiamo Insieme, nata per dare una mano a tutte le donne che combattono contro il cancro, è ancora molto attiva. Sentiamo. Nonostante la burocrazia e il Covid, continua il percorso di buone azioni e di volontariato delle associazioni. Tra queste, in Val d'Orcia c'è quella delle Hop Hop, le ragazze in rosa che con la loro esperienza vogliono colorare di gioia la vita delle donne che stanno lottando contro il brutto male del cancro. Una delle fondatrici del gruppo è stata Giuditta Parisi, che purtroppo a seguito di un incidente ha perso la vita un anno e mezzo fa. Un duro colpo per tutta la Val d'Orcia, ma soprattutto per il gruppo Hop Hop, che ha ritrovato la forza grazie anche alla sorella di Giuditta, Carlotta Parisi, celebre artista valdorciana che ha voluto dare una mano al gruppo e continuare con le opere di bene a chi ne ha bisogno. L'iniziativa è stata quella di donare, perché ne avevano necessità, al reparto di Campostaggia, dove Giudi si è curata, dei televisori per le stanze della chemioterapia. L'abbiamo fatto volentieri, ma volevamo fare anche qualcosa in più. E quindi abbiamo chiesto se potevamo realizzare delle immagini legate a delle frasi di Simone Cristicchi, che si è prestato in maniera molto generosa, come suo solito, a questa iniziativa, perché volevamo lasciare un segno che fosse andasse un po' oltre alla televisione, che comunque è un oggetto che fa aiuta le persone che sono lì per molte ore a fare questi trattamenti, e loro sono stati ben disponibili, e quindi sono nate queste illustrazioni. Alcune erano in realtà già nate, però questa anche associazione a queste frasi bellissime a cui Giudi era molto molto legata. Quindi il calendario, per tornare alla tua domanda, è nato dopo, perché dopo che ho visto questo file PDF che mandavo alla tipografia, ho detto: caspita, può essere un bellissimo calendario, come facevamo con Giudi tanti anni fa per promuovere le nostre attività reciproche. E quindi l'ho sottoposta a questa idea a Leo Pop, che molto volentieri l'hanno accolta, ed è nato questo calendario, che invece è stato portatore di tante donazioni e quindi di nuovi progetti che stanno nascendo per andare avanti nel nostro cammino. E adesso la nostra pagina sportiva. Iniziamo con la palla a mano. Ripartono gli allenamenti per la Ego Handball Siena dopo il lungo digiuno dal campo. La formazione senese tornerà in campo il prossimo 20 marzo contro Merano. Intanto oggi pomeriggio la nazionale azzurra è scesa in campo contro la Bielorussia per le qualificazioni agli Europei 2022. Purtroppo il risultato non ha sorriso agli azzurri. Teresa Scarcella.
Il 6 febbraio è la data dell'ultima partita di campionato giocata dalla Eguen Ball Siena, poi c'è stata la parentesi della Coppa Italia terminata ai quarti contro Cassano, poi i due rinvii dei match contro Trieste ed Eppan e infine la pausa nazionale. Risultato: un lungo digiuno per i bianconeri, per i quali la partita di Coppa è stato solo un piccolo e amaro assaggio. Sono ripresi questa settimana gli allenamenti in casa Ego, anche se non ancora a pieni ritmi date le assenze. Ancora fermo Leban, infortunato a Salso Maggiore Terme, lo rimarrà per altre due settimane. Torneranno invece domani Casa e Bronzo, entrambi in ritiro a Chieti con la nazionale, ma esonerati dal match contro la Bielorussia, valido per le qualificazioni Euro 2022 che gli azzurri hanno disputato nel pomeriggio a Minsk, dove però hanno perso per 37-32. Decisiva quindi sarà la partita di ritorno prevista per il 29 aprile e lì l'Italia di Trillini si giocherà la possibilità di qualificarsi tra le migliori terze. Dumnic attende quindi il ritorno in patria dei due senesi a Minsk, ovvero Marrocchi e Arcieri, per poter ricominciare a pensare seriamente al campionato. Si ritorna in campo il 20 marzo prossimo, fuori casa contro l'Alperia Merano, dopodiché il 24 marzo sarà la volta della sfida casalinga contro Fondi. Ancora da calendarizzare invece i recuperi. E chiudiamo con il volley, la Emma Villas Siena in campo oggi, partita terminata poco fa, ha vinto contro la Prisma Taranto per 3-7-1 dopo una partita tiratissima. Siena trionfa dunque contro una squadra molto quotata e prosegue così il suo periodo positivo. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo e poi subito in diretta con il nostro Andrea Radi per una puntata speciale di Planet Basket nella quale seguiremo insieme le gare di Serie C Gold e Serie C Silver delle squadre appunto che sono impegnate questa sera a seguire la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.